Sul mio canale, come promesso, come comporre la skincare routine post estate, ve l'ho composta io, ma ispiratevi anche a livello concettuale, al di là dei prodotti che ho scelto, ma low cost, perché avete chiesto di farla low cost. Grazie di tutte le indicazioni che mi avete dato su che video volevate vedere, perché li sto via via girando, insomma, il più possibile. Allora, quando c'è il cambio di stagione è un momento catartico in ambito di skincare ed è importante inserire o cambiare certe abitudini e rivolgersi a certi principi attivi che sono perfetti in quella stagione per quello che serve alla pelle. Quello che riguarda proprio tutti a livello universale è l'esfoliazione. Se in estate so che generalmente tendiamo a esfoliare meno la pelle, ce la laviamo continuamente, è più secca, poi molti esfolianti possono essere fotosensibilizzanti, eccetera, eccetera, l'utilizzo di un esfoliante che torna ad essere mono o in alcuni casi bisettimanale è importante. Il mio consiglio è sempre quello di rivolgervi agli esfolianti enzimatici, sono la mia categoria preferita, esfoliano benissimo senza essere fotosensibilizzanti e li possono usare tutti i tipi di pelle. Un esfoliante enzimatico low cost che a me piace molto, e ve ne ho parlato mille volte, è il Pineapple di Revolution. Questo è un ottimo esfoliante enzimatico. La formula è semplice, fa quello che deve, abbiamo una componente di glicerina, poi abbiamo la parte enzimatica data dall'ananas, ma abbiamo anche la papaina, che è un enzimatico fantastico che deriva dalla papaya. Abbiamo l'estratto di centella asiatica, viva la cica forever and ever, è un desensibilizzante, stimola anche la produzione endogena di collagene. Abbiamo pantenole all'antoina con un'azione estremamente lenitiva, che va anche in azione tamponante dell'esfoliazione. È delicato, adatto veramente a tutti e vi consiglio di iniziare a usarlo assolutamente. Come finalmente il caldo se ne va, la temperatura si irrigidisce e iniziamo a stratificare di più. In estate abbiamo ridotto la nostra skincare al minimo, dobbiamo iniziare a stratificare. Il layering della pelle è importante, vari pesi molecolari che lavorano sinergicamente, quello poi che ci dà il risultato migliore. A tal proposito, l'introduzione di una essence. Molte persone so che o non la usano o d'estate l'abbandonano, io stessa a volte perché magari mi scoccia stratificare, ma inserire una essence è fondamentale, soprattutto se è una essence che ha un potere veicolante. A tal proposito, senza dubbio vi cito il Reboot Milk Toner di Lab Care. Lasciate stare il fatto che si chiama Milk Toner perché ha tutti gli effetti una essence e tra l'altro è una essence tecnologicamente molto molto avanzata a livello cosmetico. Dunque, abbiamo un complesso super polipeptidico, acetil tetrapeptide 15, tetrapeptide 9, tripeptide 1, tetrapeptide 7, l'acetil esapeptide 8, il pentapeptide 18, l'acetil eptapeptide 9, cioè un blend di peptidi che elaborano rughe e cedimenti strutturali in varie zone del viso, ma la caratteristica principale è il Deep Reboot Complex. Che cos'è il Deep Reboot Complex? È un complesso di oro colloidale e peptide che da un lato fa penetrare di più i peptidi nella pelle e li lascia attivi per più tempo, quindi impedisce l'ossidazione del principio attivo e quindi la perdita di efficacia del principio attivo. Il test è stato fatto in un range di 8 ore. Ma in più è un veicolante per tutto quello che ci mettete sopra, quindi poi siero, crema, eccetera, che andremo ad applicare dopo, lavora più in profondità e meglio. La formula si completa con ialuronico a tre pesi molecolari, quindi idratazione, effetto replumping, tè verde che è un antiossidante, liquirizia che è uno schiarente e disarrossante. È una formula meravigliosa, a me piace da impazzire, l'ho finito diverse volte, lo avete visto anche nel video dei prodotti finiti, non questo, non quello prima, non mi ricordo. Comunque lo sapete, mi piace da morire, è un latte leggero, si stende qualche goccia sulla mano, un giro e si pressa nella pelle creando occlusività sul poro. Quando inserite una essence di livello noterete nella vostra skincare un cambio da così a così per quanto mi riguarda. E questa è sicuramente la stagione ideale per inserire una essence e poi portarsela dietro per tutto l'inverno, la primavera e via così. Poi vi ho strutturato tre micro skincare routine in base a tre risultati o tipi di pelle che potreste avere. Numero 1, la pelle che io chiamo standard. Per standard vuol dire la pelle che vuole un anti-aging, ma non stiamo parlando di, ad esempio, macchie o pelle inspessita. La pelle post-estate di molte, molte persone, me compresa.
Il momento ideale dell'anno per inserire un trattamento urto, che può essere un booster o una fiala, è questo. Perché noi veniamo dall'estate, che la nostra pelle è stata stressata dei livelli cosmici. Aria condizionata, caldo, umido, acqua, salsedine, cloro. Proprio la nostra pelle esce dall'estate, che sembra molto più bella per l'abbronzatura, ma appena via via l'abbronzatura se ne va, notiamo tutto quello che l'estate ci lascia sulla pelle. Tra l'altro è stata iperaggredita dai raggi UV e via così. Sicuramente un ampoule aiuta moltissimo in questo momento, e un ampoule low cost che vi consiglio spassionatamente è quella dell'H-Bean alla vitamina C. Vi ho già parlato di questo prodotto, questa è un ampoule che a me piace moltissimo perché la vitamina C va benissimo anche e a maggior ragione in questa stagione come d'estate sotto il solare, e noi siamo andati incontro a stress ossidativo, purtroppo raggio B questo succede. La vitamina C proprio va a impedire la degradazione del collagene, va a stimolare la produzione di nuovo collagene, ha un'azione antiossidante ad ampio spettro e un'azione schiarente, quindi non proprio la macchia bruna ma l'irregolarità della cromia post estate, la vitamina C ci aiuta assai. E qui poi abbiamo anche proteoglicani e glicopolimeri, è ovviamente ampiamente concentrata, è un'ampolla dermatologicamente testata, è un trattamento 10 giorni, io lo uso pre-siero, trovo che il top delle ampoule sia quello di essere inserite in una skincare routine prima di siero e crema, è lì che danno il loro meglio. E una cosa interessante di questo prodotto che avevo letto è che contiene una tecnologia fosfolipidica che aumenta la penetrabilità degli ingredienti contenuti nella formula. Ora, io questo tra l'altro l'ho già comprato due volte. Come è fatta? Questa è una fiala usata, ma ve lo mostro. Voi rompete la fiala, ci mettete il cappuccino che diventa un dosatore, girando la cava il prodotto, cliccate e la mettete, metà al mattino, metà alla sera, fino alla fine della vostra confezione. Come vi dicevo, poi proseguiamo con la nostra skincare routine. Che cosa vi consiglio? Una delle cose che d'estate la nostra pelle ha sofferto di più è la perdita d'acqua transdermica, che per il caldo, l'umido, eccetera, aumenta notevolmente. Dobbiamo andare a ridare alla nostra pelle idratazione in profondità, andare a ripristinare le riserve d'acqua e andare poi a fare un effetto lock-in affinché la pelle la trattenga, ok? Un siero che vi consiglio, che mi piace moltissimo e che ho usato tutta l'estate, lo sapete perché ne abbiamo parlato, è il Versed Moisture Maker Hydrating Hyaluronic Serum. Ora, questo è un prodotto da un inci semplice che è il complemento perfetto delle ampulle alla vitamina C che vi ho appena mostrato. Qui abbiamo un'associazione di ingredienti che io amo moltissimo. Vabbè, abbiamo estratto di mela, ok. Poi abbiamo ialuronico a vari pesi molecolari, tra cui forme idrolizzate sia di acido ialuronico che di sodio ialuronato. L'idrolizzazione permette la maggiore penetrabilità del principio attivo. Poi abbiamo anche cross polymer di acido ialuronico e abbiamo la tremella che è lo snow mushroom. Che cosa fa? È un fungo che viene chiamato anche ialuronico vegetale perché trattiene fino a 500 volte il suo peso in acqua. L'associazione ialuronico e tremella crea una bomba rimpolpante super idratante mondiale. Ma la cosa bella di questo prodotto è che poi abbiamo anche l'acido poliglutammico, che è un super idratante. Associato a tutto questo crea un'azione rimpolpante molto visibile per quanto mi riguarda. Ma abbiamo anche il gluconolactone, che è un micro delicatissimo esfoliante super super idratante. Ora, questo siero, che è una gelificazione ovviamente dati gli ingredienti, perché mi piace? Perché voi lo mettete, si scioglie sulla pelle e acquisisce consistenza. All'inizio dici, ma c'è una quota lipidica, tanto che è idratante, e invece poi si assorbe, effetto rimpolpante meraviglioso. Un pool di questi ingredienti con al di sotto la vitamina C e un sistema veicolante come questa Essence con un blend polipeptidico super antirughe crea una skincare routine molto molto potente, perfetta per questa stagione. E per concludere la routine, perché la crema ci vuole sempre e lo sapete, la crema lavora in superficie, crea un effetto lock-in, crea anche una barriera di protezione nei confronti di ciò che arriva dall'esterno e crea l'effetto moisture superficiale, io metterei questa. Questa è la Versed Skin Soak Rich Moisture Cream. Perché? Perché la formula si basa sullo squalane. Ora, che cosa fa lo squalane? Lo squalane fa un sacco di cose. La cosa bella è che è completamente sebo affine, quindi penetra tantissimo nella pelle. Da un lato è un super idratante lenitivo, dall'altro
crea un effetto barriera naturale per impedire la perdita d'acqua transdermica. Quindi a tutti gli effetti possiamo definirlo un lock-in, che da un lato ci idrata molto, dall'altro ci blocca tutte queste meraviglie all'interno della pelle, con tutti poi i benefici anche tra l'altro lenitivi dello squalane. In più anche un estratto di alga rossa che è un bel antiossidante e che in questa formula ci sta, per quanto mi riguarda, molto bene. E abbiamo la vitamina E acetata e basta, perché con una formula così tanto attiva, essence super attiva, la crema deve fare quello che vogliamo, ma non dobbiamo esagerare con principi attivi dissonanti tra di loro, e questo è il complemento perfetto. Se invece abbiamo il problema delle macchie, siano este post esposizione al sole o macchie in generale, iniziamo finalmente a trattarle nel post estate. Il mio consiglio comunque è aspettare i primi di ottobre, ma a tempo che uscirà questo video, uno fa gli ordini, arrivano i prodotti, poco ci manca. Come siero io vi consiglierei a questo punto di Transparent Lab il Super C Serum. Perché? Perché questa azienda tra l'altro utilizza una tecnologia liposomiale veicolante, a me piace molto questa azienda, trovo che lavori benissimo, e ha delle formule molto molto di ricerca che si basano su ingredienti chiave, tra l'altro dove vedete tranquillamente la percentuale. Qui abbiamo un 5% di acido ialuronico in varie forme di ialuronico, ovviamente enzimatico e Super Essence rimangono invariati. In questo modo noi abbiamo un bel pool di acido ialuronico che si lega anche allo ialuronico presente nella Essence, con un'azione rimpolpante e idratante per tutto il discorso che vi ho fatto prima. Poi però abbiamo un 5% di vitamina C, come vi ho mostrato prima, alta percentuale, che lavora su tutto quello che vi ho detto poco fa. E in più abbiamo un bel 3% di acido ellagico. Che cosa fa l'acido ellagico? Va a inibire l'enzima tirosinasi, aiuta proprio a, è un potentissimo schiarente per le macchie, ma non troppo aggressivo. E in più l'acido ellagico ha un'azione molto illuminante. Capite bene che associare vitamina C e acido ellagico al 3% avremo un'azione schiarente delle macchie, un'azione illuminante overall della complexion e un'azione anche preventiva delle macchie future. Questo lo utilizziamo mattino e sera. E come andiamo a sigillare il tutto e fare lock-in? A quel punto ho pensato a questo prodotto che è di Yalustar ed è la crema viso idratante. Ora, questa è una crema viso a base di acido ialuronico. Ma qual è la sua innovazione? Ve ne ho già parlato, non mi ripeto. Ha un brevetto che si chiama Ialuronico Principal Cube alla terza, ok? Hanno lavorato lo ialuronico in un modo molto complesso che l'altra volta vi ho letto, creando uno ialuronico molto biodisponibile ad alta penetrabilità all'interno della pelle. Quindi si legherà al 5% di ialuronico in questo prodotto, alla bomba di ialuronico a tre pesi di questo, al complesso polipeptidico che lavorerà sulle rughe, all'azione vitamina C acidellagico, quindi macchie scure, uniformità del colorito, luminosità, con un'azione estremamente rimpolpante data da questa formula, che tra l'altro contiene anche ectoina, che è un super super emolliente. A me piace molto l'ectoina abbinata ad esempio alle ceramidi. E poi abbiamo anche la rosa, a me piace molto, lo sapete. Abbiamo al tè, abbiamo anche il melograno, che è un antiossidante, che a me piace molto. Abbiamo la vitamina E e abbiamo il tetrasodio glutammato, e vi dico la verità, per quanto mi riguarda questa è una routine perfetta. Ma se invece mi dite, e qui arriva la terza variante, Giulia, io non ho solo le macchie, ho solchi e rughe profonde, ci sclero perché mi vedo macchie, solchi e rughe e sono abituata a usare il retinolo, allora vi ho proposto anche una routine comprendente un'azione non solo antimacchie ma anche del retinolo. Ripetendo, sfogliazione enzimatica rimane, ma in caso di utilizzo del retinolo la spostiamo a una volta ogni 7-8 giorni e non di più. Rimane ovviamente la Essence a maggior ragione, il Reboot Milk Toner di Lab Care, avendo un'azione estremamente veicolante, farà lavorare moltissimo la routine che ora vi spiego, che sarà così composta. Di giorno vi propongo il Plump It Up di Bondi Sand. Perché? Perché abbiamo detto antirughe potente. Qui abbiamo collagene e matrixil al 3%, che è un complesso peptidico brevettato che lavora sulla ruga profonda. E poi abbiamo anche vitis vinifera e abbiamo il copper tripeptide 1. Il copper tripeptide ha un'azione anche antiossidante,
questa formula si andrà a legare al complesso super polipeptidico del Reboot e in più sfrutterà l'azione del Deep Reboot Complex, veicolante di peptidi e collagene, e quindi giù nella pelle. E di giorno invece andremo a fare un primo, come crema Lochina, andremo a fare un primo lavoro anche sulla granulometria della pelle, visibilità dei pori eccetera, con questa qua di Revolution, che è la Hydrate con vitamina E e vitamina B3. Questa è una crema ricchissima di niacinamide, che è esattamente quello che vogliamo in questo caso. E abbiamo anche una quota lipidica, ad esempio dal burro di karité, dall'olio d'albicocca, dal burro di cacao, e tutto questo ci crea Lochin. È una formula sicuramente ricca, questa la consiglio a pelli non grasse, ma a maggior ragione usando retinolo e via discorrendo, che adesso vedremo, andare a ripristinare la quota idrolipidica e lipidica è importante. La sera la crema rimarrà la stessa e andremo invece ad utilizzare di Transparent Lab il Gentle Rejuvenation Serum. Questo siero contiene il 5% di acido ialluronico, qui ne avevamo il 3%, che è già una gran bella percentuale. Questo è un siero abbastanza gentle e strong come formula, quindi insomma ci siamo capiti. Azione ancora più importante sulle macchie scure e sulla luminosità della pelle. Abbiamo un 5% di niacinamide, che è già una bella percentuale, che si legherà alla niacinamide della crema, e avremo un'azione molto importante su grana della pelle, visibilità dei pori, uniformità del colorito. E in più abbiamo uno 0,3% di retinolo. E ci sono molte cose che vorrei dire sul retinolo e sul fatto che a volte vediamo retinolo al 3,5%. Sapete che la legge dice che quello che non è retinolo a prescrizione medica non può superare lo 0,3%. Quando noi leggiamo 3% sono complessi, dove ad esempio, non so, legano gli ialuronico e il retinolo in una particella che compone il 3% della formula, ma quella particella avrà lo 0,3% di retinolo e lo 0,7% di ialuronico. Non so se mi sono spiegato. Comunque, questo non ci interessa, ne parleremo in un altro video. Comunque, dicevo, niacinamide, acido ialluronico, retinolo, e questa formula ovviamente andrà a lavorare anche sull'aumento del turnover cellulare, sulle sfogliazioni della pelle, e quindi azione ialluronico al 5, retinolo, niacinamide anche al 5, avrà un'azione molto potente. Non è un prodotto che io consiglio a chi A non ha mai usato il retinolo, B non ha mai usato l'acido ialluronico, C non ha mai provato un dosaggio sostenuto di niacinamide. Ma per chi invece di voi usa già abitualmente il retinolo, è già abituato a usare degli sfoglianti o degli attivi strong, questa sicuramente è una routine molto molto potente, a maggior ragione veicolata, ok? Bene! Questa è la mia proposta per la skincare routine low cost post estate. Sapete che in generale devo alzare un po' il livello del prezzo del low cost, perché nelle filiere produttive ci sono degli aumenti incredibili e quindi poi tutto ciò si riflette sui prezzi dei singoli prodotti, e soprattutto le creme viso ho veramente difficoltà a trovarle buone e low cost. Questi prodotti sono tutti prodotti ben fatti, ben formulati, di brand di quali mi fido, e sono tutte routine molto molto efficaci. Avrete notato che comunque laddove sono tutti sieri particolarmente strutturati, che lavorano con principi attivi concatenati secondo un concetto che io ho studiato, le creme viso sono creme perfette da abbinare, ma formule semplici, perché non dobbiamo mai esagerare. Dare troppi stimoli diversi alla nostra pelle fa sì che la nostra pelle vada in confusione e non faccia più assolutamente nulla. Se il video vi è piaciuto e se vi è stato utile, mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, lasciate un commento e fatemi sapere il vostro sostegno al canale proprio fatto da queste cose: commenti, like, condivisione dei video, iscrizioni, tutte azioni gratuite ma che per me fanno veramente la differenza. Io vi voglio bene e vi auguro una splendida serata.